Ciao a tutti, salve a tutti amici del mio canale e per la rubrica Camera Obscura. Dunque, stasera siamo qui con un ospite graditissimo, Pasquale Rubano, che Buonasera a molti tutti. di voi, ciao Pasquale, che molti di voi conosceranno come L'Iconta racconta. Cioè il nome del suo canale YouTube. Due parole sul canale di Conta Racconta, è un canale che io ho conosciuto da non moltissimo tempo, ma mi è subito piaciuto per la grande qualità sia tecnica dei video che Pasquale fa sul suo canale, sia per la grande qualità intrattenitiva, diciamo così. Cioè sono video che si vedono molto molto bene, si vedono con grande piacere, ecco, perché Pasquale ci porta spesso con lui nelle sue escursioni con una macchina fotografica a pellicola e ci racconta l'escursione che fa, gli aspetti storici, gli aspetti tecnici della macchina che utilizza. Quindi Pasquale Rubano di L'Iconta racconta è qui con noi stasera e partirei subito con le domande. Che ne dici, Pasquale? Grazie, una presentazione degna del buon presentatore, quale sta diventando, perché ormai tu con Grazie. queste interviste sei l'erede naturale del povero Maurizio Costanzo, secondo me. No, perché cioè, Certo, certamente. no, hai fatto delle interviste a gente che giù il cappello, insomma, youtuber di tutto rispetto, infatti io non so come mi trovo qui, mi hai ben detto che delle mie miseri iscritti non te ne frega niente, perché metà sono No. miei parenti, cugini, amici, eccetera, a cui non interessa assolutamente nulla, che per carità cristiana mi hanno messo l'iscrizione al canale. Però diciamo che, ecco, è un onore essere in mezzo a tanta Ti brava e ringrazio, bella è per me è gente. un onore intervistarti. Allora, senti Pasquale, Hai svelato il cominciamo. mio nome perché nessuno lo sapeva finora, ho tenuto l'anonimato. Ah, scusami, No, no, scusami. no, 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 nel senso non ho mai anteposto la mia persona a quello che era il canale, Ok. perché quello che conto io vale zero come persona. A me interessa il messaggio che voglio veicolare e quello che appunto voglio tirare fuori con il canale, che poi ho visto che per fortuna è di tutti, un po' di tutti questa Sì, visione, anche la tua soprattutto. è vero, è vero. Senti, allora vuoi parlarci un po' intanto del tuo percorso come fotografo? Quando hai iniziato, come hai iniziato, come si è svolto e qual è la fotografia che fai oggi? Allora, il mio percorso, contrariamente a molti che hanno cominciato un po' più in tarda età, io in realtà ho cominciato molto presto, perché ho avuto la fortuna barra sfortuna, poi vi dirò perché, di avere mio padre fotoamatore e videoamatore. E stiamo parlando di una persona che ormai ha una certa età e che quindi ha cominciato, vabbè, a parte con le fotocamere a pellicola negli anni 60, con le cineprese a pellicola, quelle amatoriali degli anni 60, è stato uno dei primi ad avere una videocamera, diciamo così, digitale, per chi è del settore, una Video 2000 Philips, una telecamera che aveva il registratore a tracolla. La telecamera era un bestio enorme che aveva il tubo catodico all'interno, neanche il CCD, quindi la ripresa avveniva tramite un tubo catodico. E io ho cominciato con quella telecamera lì. Quindi io a 5 anni, se è molto piccolo in realtà, ora non so bene l'età, ho cominciato con quella telecamera lì sulle spalle. Bello. E contemporaneamente con la classica Yashica FX3 che tutti abbiamo a casa, che mio padre aveva, neanche la 2000, la prima Yashica FX3. Quindi quella è stata la mia prima macchina fotografica, con cui in realtà io ho cominciato a fare la fotografia, ma del fotoamatore padre di famiglia. Quindi ho ereditato da mio padre quelle che erano le foto o alla famiglia o al piccolo. Io vengo da un piccolo paesino della provincia di Benevento. E diciamo che mio padre è un attimino il fotografo ufficiale, nel senso, c'è la processione religiosa, mio padre è lì a fare le foto, c'è la sagra di paese, mio padre è lì a fare le foto, c'è qualsiasi evento, mio padre è lì in mezzo con la macchina fotografica. Tanto è vero che in un periodo in cui è stato su da me, io adesso sono a Firenze, so che tu appunto fai Sì, parte di questa zona anche d'Italia, provengo, sì. ok, provieni da qui, è venuto su a trovarmi un periodo e c'è stata una manifestazione abbastanza importante giù da me, e la gente fermava mia madre dicendo: ma Gerardo, mio padre, Gerardo, ma Gerardo sta male? No, perché non lo abbiamo visto Non lo alla vediamo. sala, non l'abbiamo visto con la macchina fotografica. Il Certo. paese si è preoccupato quando non lo ha visto, per farti capire il personaggio. Bello.
Ed era anche un personaggio abbastanza, nel senso lo chiamavamo l'ariete all'interno del gruppo fotografico, perché quando c'era da sfondare qualcosa lo mandavamo davanti e lui conquistava le posizioni. Lì non si può fotografare, andava lui, corrompeva con le chiacchiere la guardia giurata e fotografavamo. Un reporter Quindi d'assalto, diciamo. esattamente. E io ho ereditato da lui un po' questa cosa. Infatti, qualche mio amico, io fotografo abbastanza in solitario, ma qualche mio amico che viene con me a fotografare ha detto: io con te non ci vengo più perché o sono schiaffi. O ci danno dietro con dei grossi bastoni, perché questo succede. Perché io faccio, tra virgolette, le foto anche magari rubate perché mi piace. Il problema è che Cioè, poi torno scusa se ti a interrompo, fare. quindi scusa se ti interrompo, quindi due cose Prego, mi prego. No, colpiscono fermami nel perché io tuo. sono prolisso, parto No, e no, 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 arrivo. no, intervengo, mi fa piacere sentirti parlare, ma mi colpiscono due cose. Primo, che tu, il tuo è stato un percorso iniziato molto da giovane, ma su due settori diversi, fotografia e cinematografia, diciamo così, o Esattamente, riprese sono due video. mondi che sono andati in parallelo, assolutamente, di E cui non ho questo mai direi che si vede sentito la differenza. tantissimo nei tuoi video, perché sono veramente fatti molto, cioè sono cinematografici, veramente, mi piacciono. Te lo dice uno che è proprio un cane a fare video, proprio un disastro. Quindi, Vabbè, avrai altre qualità come tutti, ma insomma, ogni qualcuna ce ragione. l'avrò sicuro come tutti, ma insomma. E poi mi colpì, cioè, un'altra cosa che mi colpisce, che non ho visto nei tuoi video, ma è che tu mi dica che praticamente quando, e questa è una cosa che un po' provo anche io quando faccio delle fotografie. Mi sbaglierò, ma mi sento come in diritto, diciamo, e in dovere anche, se c'è un soggetto interessante, un panorama che voglio cogliere, non è che infrango la legge, però insomma non esito a scavalcare, a fare qualcosa che non sia un reato, ma insomma, Io la infrango, cioè cioè no, no, oddio. cerco di farla la foto, nel senso non mi arresto facilmente, ecco. Sento proprio il bisogno di realizzarla, quella fotografia. Beh, io ti dico che sono quasi stato buttato fuori dalla National Gallery di Londra perché davanti alla scena di Emmaus di Caravaggio, davanti alla quale io, alla faccia della sindrome di Stendhal, io piango. E quindi pur di fare una foto lì, ho simulato i colpi di tosse per coprire l'ottocatore, eccetera, eccetera, ma la curatrice che era lì in quel momento mi ha preso letteralmente, mi ha fatto accomodare fuori. Quindi ti faccio capire perché davanti a Caravaggio, che faccio? Sono qua e non lo Sì, e non lo fotografo. Tanto le fotografo. riproduzioni ce le abbiamo dovunque, ma io dovevo fotografarla. Ho capito, Perché ho dovevo capito, fotografarla? Cioè, ho anche capito. se poi la mia foto in realtà fa molto più pena di tante riproduzioni che ci sono sul web, però la dovevo fare. La dovevi fare, ho E mio padre capito. avrebbe fatto lo stesso, ecco perché dico, ho ereditato, ahimè, purtroppo. La Quella. rietaggine di tuo padre, Esattamente. E quindi ecco. diciamo, il mio percorso è stato quello, è stato non il fotografo quello impegnato, tra virgolette, quindi Sì. tecnicamente avanti. Finché poi, vabbè, con l'adolescenza la cosa è andata un po' scemando, perché gli Certo. interessi poi cambiavano. Intorno ai 20 anni, poi appunto mi sono trasferito qui a Firenze, tra Firenze e Prato per lavoro. E quindi la cosa è un po' morta lì. Ad un certo punto, qui nella zona di Prato, trovo un fotografo matrimonialista, il classico fotografo di paese, quello studio, eccetera, con cui stringo amicizie. Ricompro una reflex digitale, ovviamente io sono Nikonista, quindi nasco Nikonista e compro questa Nikon, una F80, stiamo parlando quindi seconda metà degli anni 90, e lì mi riparte la bambola, perché ricomincio un po' tutto. Ricomincio a. Ho anche collaborato con questa persona e poi con chi gli è subentrato in matrimoni, barra cerimonie, a dargli una mano, quindi mai per professione, però insomma mi sono dato da fare anche sulle cerimonie. E poi da lì è stata un'escalation. Lui era una persona molto avanti sulle tecnologie, quindi ha avuto le prime macchine digitali, le prime che poi erano compatte all'inizio perché le prime reflex erano inarrivabili, e poi Sì. quindi sono stato anche io dietro lui un pioniere, tra virgolette, del digitale. E ti dico la verità, all'inizio ero molto bravo, molto, cioè bravo nel senso molto ferrato sulla materia digitale, tanto è vero che io riuscivo io a dare i consigli ai fotografi più navigati che ancora lavoravano in pellicola. Ok. Cioè il fotografo di turno che magari era ancora abituato a mettere il filtro di correzione per la luce, mentre io già dicevo, guarda, c'è il bilanciamento del bianco. Andavo lì, gli spiegavo cosa fosse, cosa no, al Quindi fotografo navigato. inizialmente ti eri appassionato al digitale. Il digitale mi aveva preso perché, non tanto per la sete tecnologica che non ho mai avuto, ma perché lo vedevo
una sfida da imparare. Io sono sempre stato appassionato dalle sfide, cioè io dico un esempio stupido, devo piastrellare il bagno, non sono un piastrellista, non l'ho mai fatto in vita mia, io piastrello il bagno. Ci metterò una settimana contro i tre del professionista, ma lo faccio perché è una sfida con me stesso. E comunque in quel caso è stata una sfida, Ho cercare capito. di essere, di imparare questa nuova tecnologia barra mondo che si avviava. Finché questa cosa non mi ha saturato, cioè siamo arrivati a un certo punto in cui la corsa al digitale era talmente frenetica che, per esempio, questo mio amico fotografo mi diceva: io mi trovo ai matrimoni in cui il parente ricco della sposa ha una macchina 10 volte più performante della mia perché è Eh stato sì, permesso. certo. Mentre io, per me, è uno strumento di lavoro, io ci investo e non la posso cambiare ogni 6 mesi come la tecnologia. E questa Ovvio, cosa di certo. riflesso ha preso anche me. Quindi a un certo punto mi sono saturato e mi sono trovato appunto meno matto come oh, io cioè, ho una D3 che ho qui da qualche parte, ecco, voglio dire, non è che, Bellissima marca. cioè, non è che voglio, sono finito chissà dove. Sì. E poi e usciva sempre meglio e io rimanevo sempre indietro. E poi c'era questa gente che appunto era magari Dana Rosa, comprava la Reflex al MediaWorld, dopo 2 mesi si firmava fotografer. Quando magari non sapeva mettere insieme la regola dei terzi, e a questo punto io ho avuto un attimo una crisi, diciamo così, sono entrato in crisi e ho deciso di fermarmi completamente. Con la E fotografia di qualsiasi genere. completamente. Addirittura le macchine, ti dicevo, mi sono rimaste lì solo per fotografare i tubi durante i lavori a casa. È stato il massimo della dignità a cui le ho sottoposte. E poi da qualche anno invece ho ripreso la pellicola che vedo che sta riprendendo e questa mi ha dato la forza di ricominciare. Diciamo così, Bello, ho la capito. pellicola in Bel sé è quella che mi percorso. ha ridato la scintilla e diciamo questo periodo è stato un periodo tipo come Cristo nel deserto, ho dovuto spurgarmi dalle Certo, colpe, cioè, per certo. prepararmi poi alla Alla resurrezione. Ecco. risurrezione. Ecco, Però di non essere blasfemo. no, e questo mi porta alla seconda domanda che volevo farti. Sul tuo canale, come dicevo, ci sono molti video dedicati alle tue esperienze con la fotografia con macchine a pellicola, sia di piccolo che di medio formato. Bravo, non analogica, per favore, non lo No, no, zucchero, no, perché? a pellicola voglio dire. Ok. Cioè, volevo chiederti perché secondo te oggi un fotografo usa una macchina a pellicola invece di una macchina digitale, perché indubbiamente la macchina digitale ha tanti vantaggi, tante facilitazioni. Che cosa trovi tu? Che valore ha per te la fotografia su pellicola rispetto alla fotografia sul digitale? Questa è la classica domanda da 1 milione di dollari che io ovviamente posso parlare per me, ma penso un po' Certo. di interpretare anche il pensiero di qualcuno con cui ho parlato. E che, come ti dicevo prima, il digitale è, con tutti i grandi vantaggi del digitale, perché è indubbio in questa sede che il digitale abbia molti più vantaggi pratici della pellicola. E ovviamente chi ci lavora è ovvio, e non è detto perché sto vedendo un po' di novità, vabbè, però chi ci lavora è ovvio che digitale è il digitale, stop, non esiste altro. Però il problema è che chi come noi, penso anche tu, insomma, traggono dalla fotografia un piacere, ok? Prima di tutto. Poi anche una forma d'arte, fammi gonfiare un po', una forma Ok. Vabbè, d'arte. insomma, sì. Ok, una comunicazione agli altri, ecco. Però è un piacere e quindi essendo un piacere, ha i suoi tempi. Cioè, immaginiamo di mangiare un qualcosa di buono, non stiamo lì a strafogarci. Perché si va al ristorante? Mi diceva un cameriere, guardate, state tranquilli, perché al ristorante si viene per rilassarsi. Ci sono io che penso a voi. Noi andiamo al ristorante perché vogliamo rilassarci, prenderci il nostro tempo, fare la nostra chiacchiera, assaporare i sapori diversi. E Certo. credo che la fotografia in pellicola sia esattamente la stessa cosa. È, come la dico io, una liturgia. Fotografare a pellicola è una sorta di liturgia, cioè... devi partire per fare questa cosa? Bene, comincio a pensare che pellicola porto e se porto questa e non porto quella, ma che luce ci sarà? Che macchina scelgo? Quindi la macchina con questa pellicola, aspetta, forse questo obiettivo con questa pellicola è più valorizzato. Bene, poi arrivo sul posto, la devo caricare. Il sapore della meccanica, perché poi la fotografia a pellicola per me è anche meccanica, perché... E lo si vede dal mercato perché le reflex a pellicola elettroniche
te le tirano dietro. Sì. Compra una Nikon FM2, compra una Nikon F2 e chi ne ha più o meno. Certo. Ci vogliono dei I quattrini. soldi, certo. Proprio perché è quella la tangibilità della fotografia. E non è tanto la parte che uno parla del fatto che poi l'attesa, no? Non si sa cosa viene, perché nel momento in cui sai fotografare, tu sai esattamente quello che verrà. Anche se non sei sicuro al 100%, però tu lo sai che la foto finita ce l'hai quando sei bravo. E non è il fatto di non sapere come verrà, appunto, perché lo sai, è proprio quell'atmosfera, quel rito che devi seguire. È un po' come, dicevano i fumatori, quelli che non fumano più. Dice, a me la nicotina, dopo 4, 5 giorni, 10 giorni, passa la voglia di nicotina. Quello che ti resta è il gesto. Quindi il dopo mangiato, accendersi la sigaretta, fumarla. È quel gesto, quel rito che manca a chi smette di È fumare. vero. E così la fotografia analogica per me è un rito, è una liturgia. La chiamo proprio così, proprio nel senso sacro del termine. Ecco. E questa sorta di liturgia ti serve, per esempio, io parlo per me anche, ti serve per rilassarti, per concentrarti, per vivere il presente, il Sì, momento. assolutamente, per assaporare ogni momento in cui uno è fuori con la macchina. Perché, Sì, anche per come me. sanno bene quelli che lavorano a pellicola, quando esci con una macchina fotografica, soprattutto col medio formato che permette, insomma, minore autonomia, se porti a casa 7-8 foto, hai fatto un gran lavoro. Col digitale, io, come ti ho detto, ho lavorato in matrimoni, eccetera, con amici, c'è gente che porta 300, 400, 500 scatti minimo o Tra anche di più. quelli Ok, buoni, qualcuno. perché poi è gente brava, non è gente che Sì, dopo io copio, è certo. gente brava, perché quindi quei 500, 300 sono papabilissimi. E Sì. Sì. invece è proprio quello, il fatto che ogni fotografia pesa, ma pesa nel senso che c'ha il suo tempo, il suo ragionamento, il suo osservare, ed è quello che ho voluto portare sul canale, il fatto di andare in un luogo, assaporare, sentirlo, quindi fermarsi, guardarlo, sentirlo, capirlo, poi interpretarlo, perché io lo interpreto in quel modo, al di là della tecnica, però io lo interpreto in quel modo. Se vai te in quel posto, ovviamente lo interpreti in un altro modo completamente diverso, lo Certamente. stesso luogo, perché io sento delle cose, tu ne sei, è proprio quello lì, è il sentire ogni scatto, rifare l'inquadratura, guardare, aspettare la luce giusta, lo fai anche col digitale, attenzione, perché tanto quello che cambia tra i due è il supporto. Però proprio il fatto che la pellicola, a parte che ogni immagine ti costa, quindi ci ragioni, quando io ho fatto delle, diciamo, ho insegnato fotografia, parola grossa, ho fatto dei piccoli, diciamo così, workshop di fotografia, io dicevo, avete la Zenith del nonno? Sì, bravi, portate quella, perché domani mattina noi usciamo alle 6, ci facciamo 2 km di scarpinata, e quando arriviamo sopra, se tu ogni foto la paghi, e ci pensi quando la fai, non tiri così. Ed Certo. effettivamente gli allievi, tra virgolette, facevano delle belle foto perché le pensavano. Invece col digitale avrebbero sparato a caso, tanto una viene bene, prima o poi. Esatto. Però non è neanche quello, è proprio il fatto appunto di avere fisicamente un qualcosa che si impressiona. Sì. Quindi avere questa pellicola che ha una reazione proprio fisico-chimica, crea un altro tipo di magia. Perché poi la stessa D'accordissimo. reazione fisica, elettrofisica, sì, avviene sul sensore, quindi non è che cambi granché, però qui è tangibile, la tocchi, Sì. È è argento, è materia. Sì. finzione, è materia, esattamente, la senti, anche se ce l'hai nella macchina, ma la senti. Certo, bellissimo. Spero di non aver, non No, so, no, ho no, fatto no, dei poli pindarici. io concordo su tutto e ti ascolto con molto interesse. Senti, Sì, io poi parlando sono, ripeto, appunto. sono logorroico, quindi bloccami quando. No, va bene. Senti, parlando appunto di macchine, hai citato le macchine e anche nei tuoi video si vede che utilizzi macchine che, diciamo, molto blasonate come le Hasselblad, piuttosto che macchine anche non meno blasonate, ma insomma molto meno costose come una Eikon Nettar, per dire. Ecco, qual è la differenza tra le varie tipologie di macchine che utilizzi in termini sia temporali, e quindi macchine molto vecchie, macchine moderne, e sia, diciamo, meccanici specifici della macchina. Beh, diciamo, Ma differenze cosa ne. maggiori sono.
Dimmi, dimmi. 35 mm medio formato. Allora, io utilizzo dal 35 mm al grande formato, quindi ho sia un banco ottico classico, diciamo così, moderno, sia la macchina del nonno, cioè io ho una macchina di fine 800, che oramai ho fatto lo spoiler, ma prima o poi la porterò sul canale. Sì, mi raccomando, E aspettiamo. assolutamente sì, la porterò perché devo cercare degli adattamenti. Già mio nonno aveva fatto degli adattamenti per le lastre diverse, purtroppo io devo adattarle alle pellicole moderne e quindi devo fare un po' di magheggi, lavorare di falegnameria. Ok. Però già mio nonno aveva fatto qualcosa, però vediamo, insomma, non vi spoilerò altro. Quindi vado, il grande formato l'ho usato più in passato, ora è lì che sonnecchia da un bel pezzo. Quindi 35 mm, Nikonista appunto, e poi medio formato quello che c'è. Io c'ho, forse si vede, c'ho una Rolli lassù, Sì, c'ho tutte vedo. le Iconta, Icontina, c'ho la Supericonta, per dirne una. Bellissimo. Questa è meravigliosa. C'ho un'altra Supericonta, che questa è uno spettacolo. Questa è una macchina che non ha nulla Mamma a mia. che invidiare alle macchine moderne. Io tiro fuori la Bellissimo. roba. Questo c'ha un Tesser 2.8, già col trattamento antiriflessi, quindi parliamo di inizio anni Dopo 50. guerra, quindi. Sì, questa è Zeiss Opton, quindi è il momento in cui Zeiss si separa in due e a Stoccarda fondano la nuova Zeiss, quindi già ho un obiettivo della nuova Zeiss col trattamento T-Star. Che bella 2.8, macchina, splendida. è bella come macchina, è bella come costruita, pesa, questo la Sì. metti in testa qualcuno, ammazzi, Sì. però c'è una resa ottica spettacolare. Quindi le differenze maggiori sono innanzitutto macchine storiche, cioè a me piacciono le macchine queste, perché, come spiego anche sul canale, perché hanno un vissuto. La mia passione per queste macchine già ce l'avevo, ma il boom è stato nel momento in cui ho trovato una Iconta con all'interno una pellicola. Ed era un Agfa Color degli anni 50, un Agfa, sì, credo un Agfa Color degli anni 50, metà anni 50, che svilupperò appena ne ho un bel gruzzoletto, perché i chimici purtroppo vanno a male, quindi sto aspettando di avere un bel gruzzo di Sì. pellicola per sviluppare insieme. E quella pellicola, voglio vedere cosa c'è. C'è una storia, c'è un Certo. qualcuno. Quindi queste macchine hanno fotografato qualcosa, una vita. Sono passate delle immagini belle, brutte. Quindi non possono rimanere in una vetrina, innanzitutto perché sono macchine e quindi il loro mestiere è quello, è di lavorare e quindi a Certo. star ferme si rovinano. Sì. Infatti io quelle che trovo in giro sono tutte bloccate dall'inutilizzo, che io poi riesco Dall'inizio, a sì. posto, vabbè. E devono fotografare, perché come attraverso quell'obiettivo è passata la luce delle storie che questa macchina ha incontrato, che siano esse famiglie, che siano essi amori, che siano dolori, che siano paesaggi, che siano Vacanze, persone, cerimonie, vacanze, certo. e hanno una storia. Io sono un po' convinto di quello che pensa quella tribù indiana, che ora mi sfugge, che la fotocamera ti ruba l'anima. Ed è un po' vero, all'interno di queste fotocamere c'è, oltre l'anima dei proprietari, l'anima del mondo che hanno visto. Sì, ho capito. E non possono rimanere lì assolutamente. E quindi quando ce le hai in mano, alcune di queste, buona parte di queste, io non so da dove vengano, non so che storia hanno, a chi sono appartenute, che vita hanno fatto. E quindi c'è da portargli rispetto, c'è da portargli un vero e proprio rispetto alla macchina, perché questa macchina è stata di un'altra persona e ha condiviso la vita di questa persona, Quindi sconosciuta. le macchine come testimoni della storia. Assolutamente, come Anche, testimone anche della della storia. storia con la S minuscola, no? Quella Sì, no, no, così della storia di tutti i familiare, giorni, di della storia di tutti i tutti i giorni, giorni certo. delle persone, perché a me, allora, io sono psicopatico, diciamola tutta, io delle volte arrivo al centro commerciale, mi fermo sulla scala mobile, se magari devo aspettare qualcuno, e mi metto a guardare le persone che salgono con la scala mobile, le coppie, le persone, eccetera, per capire chi sono, dove vanno, cosa stanno pensando, perché sarò matto, sarò malato, dimmi quello che vuoi. Quindi mi affascina il fatto che queste macchine abbiano vissuto delle storie. Ho E capito. quindi io voglio fargli continuare a vivere delle storie e visitare dei luoghi. Certo. Ovviamente quei luoghi, cerco di raccontarli perché magari c'è qualcuno che non li conosce, c'è qualcuno che non c'è mai stato, o c'è qualcuno che c'è stato ma lo ha visto secondo la sua visione. Io invece gli faccio vedere la mia. Poi se riesco a trasmettere anche un po' di tecnica in sé per sé, però questo è già più difficile, lo posso anche fare, ma c'è gente molto più brava di me, quindi perché devo farlo io?
Però un po' di tecnica male non fa, perché la tecnica serve, come il pittore ha bisogno di sapere come miscelare i Sì. colori, perché la sua idea rimane in testa e non si va da No, nessuna parte. sono perfettamente d'accordo e infatti vi invito a guardare i video di I Conta Racconta perché c'è veramente un mix molto interessante tra racconto e tecnica. E siccome la fotografia, insomma, la fotografia è una, diciamo, è l'utilizzo di uno strumento con una tecnologia abbastanza avanzata, anche sulle macchine di 80-90 anni fa, stiamo parlando sempre di Certo. strumenti tecnologicamente molto avanzati, che però servono per raccontare delle storie. E quindi c'è questo, cioè io ritrovo molto il fascino della fotografia in questo modo che hai tu di raccontare, racconto e tecnica mischiate insieme. Sì, perché poi sono complementari. Cioè la Sì. tecnica serve a fare in modo che tu possa portare il racconto agli altri. Però Certo. ovviamente senza il racconto rimane un oggetto, rimane un Rimane orologio. uno, certo. Infatti, quindi le due cose sono complementari e devono andare a braccetto. Purtroppo chi mi dice no, ma io la tecnica non mi interessa, per me ha già sbagliato in partenza. Ma diciamo Perché che la tecnica. comunque nei tuoi video, ecco, le due cose sono molto ben bilanciate. Sì, non c'è grande tecnica. Io sono uno molto tecnico, nel senso quando voglio sono veramente Ti palloso. trattieni nel Sì, senso, per sì. non fare una cosa molto nerd, molto Certo, davvero pesante, vedo. perché poi ripeto, se uno oggi come oggi per fortuna, se uno vuole approfondire c'è l'imbarazzo della scelta, Sì. dalle cose più grandi alla tecnica più, quindi Certo, sì, ce n'è, ovvio. quindi non sono io quello che deve portare la tecnica nelle case delle persone, perché c'è gente molto più brava di me in giro, c'è della gente che giù il cappello, insomma, ecco. No, è Però la tecnica verissimo. ci vuole, perché Caravaggio non sarebbe stato Caravaggio se non avesse avuto la sua tecnica, al di là del messaggio, al di là Assolutamente. del resto, eccetera, Sì, eccetera. certo. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato un po' della tua attrezzatura, delle macchine che hai e volevo dirti questo e chiederti questo. Oggi mi pare di vedere, anzi sono sicuro di questo, c'è un forte interesse per la fotografia su pellicola da parte di giovani, ma proprio giovani, giovanissimi, diciamo ragazzi non ancora ventenni. Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che volesse iniziare oggi con la fotografia su pellicola, che suggerimenti gli daresti? Quali consigli gli daresti? Beh, è una bella responsabilità, secondo me, perché hai la possibilità di plasmare una nuova generazione. Non voglio peccare insomma, di esagerazione, perché oggi è molto più facile avere accesso alle informazioni e Sì. quindi in giro si legge di tutto e tutto è il contrario di tutto. Io, per esempio, la mia attività divulgativa è anche legata al fatto che quando io avevo, tra virgolette, sete di conoscenza, non ho mai trovato nessuno che si sia messo a disposizione nel dire, Verissimo. non è che spiego io, ma intanto se hai bisogno sono qua. E quindi il primo consiglio che darei è non vi fate affascinare subito, a parte dal risultato, bisogna farsi un bagno di umiltà di quelli esagerati. Questo con la fotografia in genere, perché molto spesso, soprattutto come ti dicevo, quando io ho poi abbandonato, mi sono imbattuto e spero che sia finita qui, nelle nuove generazioni, in un eccesso di arroganza, cioè utilizzo la parola arroganza, non a caso, che non significa rispetto verso il più anziano, anche se appunto non è che io sia così anzianissimo, però il fatto di dover dire: io me ne frego di quello che pensano gli altri, soprattutto nel momento in cui vengono qui per guidarmi, per darmi un'indicazione sulla strada che sto intraprendendo, sia tecnica che artistica. È capitato a tutti di andare sul forum di fotografia all'epoca, oggi sui social, a dire: guarda, c'è l'orizzonte storto. Ma a me piaceva così. Ma qui non è una questione di gusti, è questione che il mare sta uscendo fuori dall'inquadratura. No, va bene, se io l'ho fatta così vuol dire che mi piace così, quindi la tua opinione vale zero. E qui si va poco lontano. Infatti poi i risultati si vedono perché queste persone si fermano là. Scusa, Vanno un po' volevo più avanti, dire, poi. questa è un po' la mentalità dell'uno vale uno, sempre, in ogni caso, giusto?
Quello che purtroppo stiamo vedendo con i social, dove la mamma è informata, ne sa di più del virologo da, non dico da premio Nobel, perché il premio Nobel lo Sem danno, insomma, poco, però insomma, da quello sì. studiato. Per carità, anche io sono una persona che ha una sete di conoscenza infinita e so tantissime cose. Quindi, nel momento in cui io affronto un discorso, dico un esempio cretino, se io affronto il discorso con un medico, so di cosa stiamo parlando perché mi informo, ma Sì. non sono un medico. E questo vale un po' per tutto. La stessa cosa nella fotografia, tu all'inizio devi metterti, innanzitutto devi guardare, osservare e capire, ma soprattutto trovare delle persone che secondo te possono essere le tue guide spirituali, proprio come si fa con un percorso religioso. Non sto esagerando. E se, avere degli esempi, non tanto i grandi maestri, quello è assodato, ma lì uno ci arriva poi, quando nel momento in cui si comincia a fare una cultura. Ma seguire degli esempi. Io ho avuto il mio esempio nel mio paesino, come dicevo, c'era un fotografo inglese molto british che faceva delle foto meravigliose. Lui ha vissuto, insomma, un po' tutto il mondo, ha fatto il reporter di guerra, ha lavorato per i musei, è stato in Russia, in America, è scampato da un attentato in Israele. Poi si è messo a fare il matrimonialista in pensione e faceva delle foto stupende. Anche se non è Bellissimo. stato il mio maestro diretto, però è stata la mia ispirazione. Io passavo davanti alla vetrina del negozio, guardavo le foto e dicevo, ma io quella foto devo farla pure io. E cominciavo ad analizzarla tecnicamente. Quindi dal fotografo di paese, già il fotografo di paese può essere assolutamente un esempio. Non c'è bisogno di andare a scomodare capa o chi vogliamo noi, assolutamente no. Già i piccoli fotografi, già i vicini di casa, già lo zio che ha una passione vera e che comunque sa quello che sta facendo. Può essere un, quindi affiancarsi ad un maestro, ma non che ti debba insegnare, sì, la tecnica è anche importante, ma che ti dica, Che ti ispiri. che ti faccia da specchio. Che è come quando tu vai a parli con un amico di un tuo problema, e in realtà tu la risposta ce l'hai già, però hai bisogno che il tuo amico te la dica perché ti vedi specchiato dentro di lui. È la stessa cosa con la fotografia, tu in realtà forse già sai quello che devi fare, qual è il tuo percorso, qual è la tua visione, ma avere una persona più esperta che ti aiuta nel percorso è come quando uno va dallo psicologo, lo psicologo non fa altro che sciogliere quei nodi che tu hai Sì, all'interno della psiche. La certo. stessa cosa deve fare il fotografo che ti guida, deve sciogliere quell'ingarbugliamento che c'è nel cervello di una persona che Giustissimo. sta. Questo è la prima cosa. E quindi affidarsi alle persone che ne sanno di più, con tanta umiltà, ma soprattutto anche verso se stessi, umiltà. Cominciare a capire dove si sbaglia. E il primo alleato di un fotografo che comincia è il cestino. Il primo alleato. Prendere le foto, questa non va bene, buttarla. Punto. Non buttarla definitivamente, perché poi alcune foto, questo lo dicono anche i grandi fotografi, tornano negli anni. Foto che tu all'inizio hai buttato a distanza di 10 anni possono dire qualcosa. Quindi buttarle relativamente, però imparare a fare selezione, a fare grande selezione. Ecco perché la pellicola ci aiuta, perché la pellicola ci aiuta a priori a fare A selezione. fare una selezione, certo. Prima con noi stessi, prima con quello che abbiamo qui dentro. Perché in realtà la fotografia, come dico io quando sono in giro, io la fotografia la vedo. Poi ho i mezzi e le capacità tecniche per impressionarla sull'emozione, ma io la fotografia la vedo con gli occhi, eccola. Poi, Esatto. la Sì, macchina, so che devo assolutamente. impostare questo tempo, questo diaframma, devo fare questa inquadratura, non devo sbagliare questa cosa, devo stare attento. E la impressione, ma la fotografia nasce nella visione. Ed è quello che bisogna imparare. Bisogna cominciare, a parte la meccanica dell'attenzione che bisogna un attimino allenare, ma bisogna cominciare appunto ad essere selettivi prima con se stessi. Perché all'inizio l'entusiasmo è bello, ma va anche bene che all'inizio gli vai giù Sì, ma se come va giù, domani, va scatti bene. proprio, sì. Va bene, però riempirsi sempre di umiltà. E quindi anche se ci si dà giù perché ci si diverte, però nel momento in cui ci si deve mettere in discussione con se stessi, farlo in maniera seria e avere qualcuno che ti aiuti a sbrogliare quei nodi, appunto, come fa uno psicologo che ti aiuta a sbrogliare quei nodi che hai nella psiche che non riesci a raccapezzare. Questo è il consiglio Bellissimo, principale. giustissimo, giustissimo. Senti, parlando sempre di giovani e quindi della nuova, Millennial, come li chiamano. sì, e del nuovo interesse che c'è intorno alla fotografia analogica, tu hai l'impressione che questo sia un fuoco fatuo, diciamo una cosa così, una moda, o che invece questo trend continuerà e aumenterà? Io credo che sia un cerino sotto un mucchio di paglia. Sì, cioè è partita come
Vabbè, è tornata la pellicola di moda e va bene per tutti, per me, per te, per chiunque. Certo. E quindi, come abbiamo detto prima, il digitale ha scocciato, è un ritorno alle origini. E questo è un altro discorso. Nei giovani, allora, ci sono da fare due discorsi, se mi permetti. Il primo è che Certamente. nei giovani c'è questa voglia di scoprirla, di scoprire, non riscoprire, perché loro non l'hanno mai vissuta, la pellicola. E Esatto. da quello che ho avuto modo di acchiappare io ho una nipote Sofia che ha 17 anni, quasi 18, e che si sta appassionando, e lei mi diceva, è il gusto, come dicevo prima, della meccanica, ma non tanto la macchina meccanica, del meccanismo di fare fotografia, perché tanto oggi se Del voglio fare una foto, processo. io con il mio cellulare, che è un cellulare commercialissimo, io faccio delle foto spaventose, Certo. sapendo come muovermi ovviamente. Certo. Io faccio delle foto che fanno invidia alla D3, ciao, se la mangia, il mio cellulare si mangia la D3, ok? E quindi loro hanno questo accesso immediato e facile all'immagine, alle fotografie. Manca appunto quel sapore che ti dicevo prima. Tanto è vero che tutti questi ragazzi che si rivolgono a me, mi dai un consiglio, voglio comprare una macchina, non vogliono la F80 o la Canon super elettronica, vogliono la macchina, vogliono la Yashica FX2, FX3. Vogliono la Zenit, vogliono la Nikon FM, perché vogliono toccare con mano e fare fotografia a livello proprio di mettere le mani in pasta. E quando proprio farla la Mi diceva, fotografia. sì, questo mi diceva mio nipote, il fatto di proprio lavorare meccanicamente, a parte il fatto anche l'attesa, il fatto di non avere subito il risultato, di chissà, quell'aurea di mistero che dà Certo, certo. l'attesa, perché la così dice l'attesa del piacere, se stesso il piacere, insomma. Certo. Ok, proprio il toccare con mano. Quindi, e questa è per quanto riguarda i giovani, e questa cosa io credo che arriveremo ad un punto di scisma. Nel senso che il digitale, io non seguo più molto il mondo del digitale, mi sento molto ignorante perché a livello commerciale non so neanche quali siano i prodotti ora che sono in Se commercio. anche io Però pochissimo so. vedo che i prezzi sono arrivati a dei livelli spaventosi, Eh sì. ovviamente la qualità è elevatissima, è indubbio, però i prezzi sono oramai quasi inarrivabili. Quindi arriveremo che il digitale, quello serio, vero, quindi la Mega Reflex, il Mega Dorso, Quello professionale, insomma. lo utilizzeranno solo una nicchia di professionisti che devono lavorare col digitale. A livello di popolo ci saranno due grandi, secondo me, questa è una previsione, Nostradamus, scansati, ci saranno due grandi macro aree. La fotografia, diciamo così, per tutti, quindi ormai lo vediamo già, esiste il telefonino ed esiste la Super Reflex. La via di mezzo non esiste più, Non c'è più, perché certo. io stesso utilizzo il telefonino in continuazione, cioè la Sì. utilizzo, ora dico una bestemmia, come Berengo Gardini utilizzava la Leica, io il telefonino lo utilizzo come la mia Leica da reportage, ok? Sempre. Invece quando voglio fare fotografia, tra virgolette seria, prendo le macchine serie. E quindi arriveremo ad un punto in cui il digitale sarà talmente inarrivabile e talmente performante che rimarrà per pochi addetti ai lavori e avremo le persone a cui non interessa che avranno il telefonino super performante, che oramai con l'intelligenza artificiale arriveremo a delle cose spaventose, e avremo gli amatori con la A maiuscola che utilizzeranno le macchine a pellicola. Ma io mi ci gioco quello che vuoi. La pellicola tornerà fortemente, torneranno fortemente queste macchine qui, le macchine meccaniche soprattutto, per il gusto, perché noi stessi faremo quello che stanno facendo i millennial, vorremmo toccare con mano il metallo, sentire il rumore della ghiera, avere la tangibilità in un mondo in cui ormai è tutto intangibile. Io e te stiamo parlando tranquillamente, ma siamo a 600 km di distanza, Sì. ok? In un mondo in cui non c'è più tangibilità, c'è una forte richiesta Voglia, di tangibilità. sì, Quindi io sono credo che d'accordo. la gente intesa il fotoamatore, quello serio, dal fotoamatore Sì. in su, tornerà alla pellicola o comunque l'affiancherà al corredo digitale. Perché non lo so, mancherà la voglia di toccare qualcosa. Insomma, Bene, questa è la molto, mia. molto, 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 molto interessante questa disamina. Senti, ultima domanda, la faccio spesso agli ospiti di Camera Obscura. Mi dici per favore tre motivi per cui ami la fotografia? Oddio. Allora, amo
Amo è una parola grossa sia per gli uomini che per i pesci. Amo dire io, amo, appunto, amo dire io che amo è una parola pericolosa per i pesci e per l'uomo. Oddio, amore non lo so, perché la parola amore per me è una parola molto importante. Per me, io ho sempre detto che dire ti amo a una persona è qualcosa di spaventoso. Io ammiro la gente che lo dice con facilità, come fanno. Per me è come è il contrario del bestemmiare, è una cosa. Un tabù, ok? Però io dico una forte passione, ok? Quindi tre motivi per questa forte passione. Sì, Allora, il ok, primo è come vuoi. sicuramente, come ti dicevo, il fatto di voler condividere un'emozione. Io sono anche, tra virgolette, musicista, ok? Sono organista di organo, pianista, scrivo anche roba mia, eccetera, eccetera, che lasciamo stare, ok? Ho detto, finisce qui. Perché? Perché io sento il bisogno di trasmettere quello che provo. E torniamo al discorso di prima, siamo nell'epoca appunto ancora di più della condivisione. Noi sui social mettiamo anche Sì. Sì. quanta gente va al ristorante, ordina il piatto, arriva il piatto e lo fotografa e lo condivide. Ma perché? Perché abbiamo una voglia sfrenata di condividere quello che ci piace. E io voglio condividere quello che mi piace, soprattutto, quindi ecco il canale, ma soprattutto nelle fotografie voglio mettere voglio far sì che il mio occhio e il mio cervello, quindi non solo il mio occhio a livello fisico, quindi la mia visione, vada negli occhi di chi guardi. Quindi se io mi emoziono davanti a un tramonto, cerco di fare quella foto in maniera emozionale perché chi guardi quella foto cerchi di replicare la stessa emozione che ho avuto io. Per quale motivo? Non lo so. Quindi qui se c'è qualche psicologo in ascolto, se ci dà un qualcosa, mi fa. Però Quindi ho senti, prima questa cosa senti il bisogno di condividere ciò che provo, ciò che condividere sento, un'emozione, un'emozione. assolutamente. Ho un bisogno viscerale di condividere le mie emozioni. E Beh, mi sembra una cosa questo è molto importante. umana, molto, molto umana, molto Sì, umana. appunto. Perciò ci sarebbe qui Freud, ci sarebbe da fare dissertazioni e ci facciamo Certo, notte. certo. E questo è il motivo principale. Il secondo motivo è perché io sono un viscerale appassionato delle macchine, ma non solo le macchine fotografiche, le macchine in genere. Quindi qualsiasi Gli cosa sia strumenti. gli strumenti, esatto. Quindi a me prendere questa macchina e fare questa cosa qui, cioè fare qui, non so se si sente, ma c'è questo mi. Ho il cuore che mi sobbalza nel petto. Quindi è l'amore viscerale verso questi strumenti, quindi l'usare la macchina fisicamente, cioè è mettermi lì. Io delle volte mi metto qui, come a Cremona c'è il Museo Stradivari, no? C'è il museo dove ci sono anche i violinisti. C'è un signore addetto a fare il giro, a prendere i violini e suonarli, perché quelli devono essere suonati. Io mi Certo. faccio il giro della vetrina e mi guardo, mi faccio scattare le macchine, uno per tenere in allenamento, due per il gusto di farle scattare, perché tu nel momento in cui prendi anche questa, per esempio, no? Ora faccio un po' il pagliaccio. Il suono più sensuale che io abbia sentito in vita mia è questo. Sì, certo. Questo è orgasmo puro. Questo suono è qualcosa, 500 e passa pezzi assemblati a mano con cura d'orgiaio. Li senti qui. Li senti qui. E questa cosa mi fa andare di Capisco. matto. Quindi l'utilizzo delle macchine. Ecco perché io ho anche delle elettroniche, ti ho detto, a parte il digitale, c'ho anche delle elettroniche, c'ho un F90, c'ho un F4, c'ho un F8, Sì, ce le ho. Sentire però non ti questo. danno la stessa No, soddisfazione. questi orologi a distanza di 80 anni funzionano Sì, appunto con gli orologi. sono È d'accordo. fenomenale. E mi sono perso. Ah, il terzo Il punto. Il terzo terzo. punto, sinceramente, non lo so, anche un legame, ora non voglio fare il romantico, un legame con le persone che hanno attraversato la mia vita, che erano fotografi. Da mio padre, innanzitutto, come dicevo prima, fino ai maestri diretti o indiretti, quindi persone anche dal fotografo di paese a persone grandi. Quindi il Anche tuo condividere. nonno, no? Aveva una macchina fotografica, mi Mio nonno dicevi. sì, perché i miei si arrangiavano. Il mio nonno era il classico che girava per i paesi con il banco ottico, diciamo così, la Dai. macchina, a fare le foto soprattutto o ai matrimoni. Ah, ho capito. Quindi, perché poi la foto di matrimonio era una, cioè lui Eh arrivava, sì. mettevano questa coperta appesa da Sì. sfondo, metteva gli sposi, pum, foto in posa, quella era la foto di matrimonio. Senza E ora, sorridere perché il tempo di posa era lunghissimo. assolutamente no, assolutamente no. E per esempio c'è una curiosità, a casa di mia zia che è venuta a mancare da poco, eravamo lì e c'è una foto appesa, c'è mia nonna, ok, incinta
mia madre. Ma pensa che E ricordo. quella foto gliel'ha fatta mio nonno. Quindi mio nonno ha Madonna. fotografato una signora incinta di una bambina che in un futuro sarebbe diventata la moglie del La figlio. tua mamma. Cioè, esattamente. Cioè, capito? Per Incredibile, dire, sì. si trovano queste storie e quindi io come faccio a non far passare ancora la luce attraverso una macchina, a tenerla Certo, lì buttata in soffitta? Ma è impossibile. Quindi in qualche certo, modo farla certo, funzionare. certo. Verrà bene, verrà male, verrà una ciofeca? Non lo so. Sto già pensando di andare all'eroica, alla corsa in bicicletta per gli anni 20, vestito anch'io da cretino Ah, con la macchina. forte, Per bellissimo. dire, voglio. Come fai a non fotografare una macchina del genere? È così, è Bello, il loro bello. destino, è il loro destino. E quindi è quello, l'amore verso la storia delle persone che sono passate nella mia vita, fotograficamente parlando, non solo. Che bello. Bene, io Pasquale, ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai detto, che ci hai raccontato, Grazie a veramente te. molto, molto interessante. Allora, amici di Camera Obscura, voi che ci state ascoltando, spero che, anzi, sono certo che questa conversazione vi sia piaciuta, sia stata molto interessante per voi come lo è stata per me. Vi ricordo di andare assolutamente a vedere i video sul canale I Conta Racconta, anzi Li Conta Racconta. Non l'ho pagato, No, posso testimoniare anche io, perché ne vale veramente la pena. Vi chiedo cortesemente di iscrivervi sia al mio canale che a quello di Pasquale, Li Conta Racconta, Bravi, ma iscrivetevi, no, soprattutto su. non per niente, a noi non ce ne viene niente, ma diciamo l'unica cosa che ce ne viene è la soddisfazione di sapere che il nostro impegno, non lo voglio chiamare neanche lavoro, che il nostro impegno viene apprezzato, ecco, è È un segno vero. tangibile di questo. Io, Pasquale, ti ringrazio tantissimo Grazie a te. veramente per il tempo che ci hai dedicato e saluto tutti e ci vediamo al prossimo video di Camera Obscura. Ciao a tutti, Ciao a tutti, ciao. buona luce a tutti. Ciao, ciao.